Che giorno è di dissing? Non me lo ricordo più. Però so che, non so. Non ci sto capendo più una minchia. Si è messo in mezzo Truccio Baldazzi, Nico Pandetta, non lo so. Qualcun altro magari. Famo una Royal Rumble a questo punto. E vabbè, insomma, oggi c'ho i tre mezzini e una birra da scolarmi nel mentre ascoltiamo questo dissing qui. Intanto voi vi chiedo di lasciare un bel mi piace, ovviamente. Magari una bella iscrizione al canale, grazie. Profumo. E magari, condividete anche il video se ci avete voglia di supportarmi solo per quello. In descrizione trovate il link per Pampling, per andare ad acquistare a prezzi scontati con anche il mio codice sconto ItsDani. Quelle che sono magliette a tema nerd, anime, serie TV e quant'altro, costano molto poco queste maglie, quindi ve le consiglio. E niente, andiamo con la intro e ascoltiamoci entrambi i dissing oggi, perché è sabato, voi sabato sera ovviamente siete a spaccarvi, come è giusto che sia. Di conseguenza oggi ci sentiamo in un unico video, due dissing. Vai, intro. Buon gente, bentornati nel canale, qui è Dani, oggi siamo qui in questo nuovo video. Io direi di cominciare con Luque, Operazione Scampia. Andiamo in ordine cronologico sostanzialmente. Ehi, vai. Per tutti i killers e per le carte da 100. Pietà. Pensa vita, cagata a mano, frate, polizia di stato. Ehi. Chi manca solo che mi manda il fisco. Sono quarantenne che biondis fa un disco. La famiglia mo la sterminiamo. E mentre non mi sono rifatto, la spia che paghi fra licenzia laghi punto in bianco. Sei un immigrante che hai dimenticato come tiene. Tu disse fiacco, hai perso la rabbia. No, chi ha fatto meglio. Ora si dice dicendo che non vado a tempo. Lo ti mangia e mentre fumo ganja. Ripenso a Greta come mi guardava. Il mio pensiero. E adesso ti nascondi tra le gambe di tua mamma. Cazzo. A casa tua come a casa mia. Stai solo peggiorando la tua situazione. Andavi smascherato. Sperato l'alza ti ha asfaltato. No. Mi sto uno spadiglio e l'altro. Ho troppo stile e poco tempo per sprecarlo. Resto. Ci mancava solo il rapper che augura l'arresto. Ciao frate, l'altra cultura non si augura l'arresto a nessuno, bro. Un'altra mossa sbagliata, fra. Ma offendi, poi chiedi scusa, bro. Ma non li ha offesi i napoletani? Un po' esagerato con sto razzismo. Il casco di tutti questi luoghi comuni, fra, è un razzismo velato. Mi dispiace, dopo questo mi dispiace. Sei scavato la fossa e sei autodistrutto, bro. Allora, mi è piaciuto da matti. Mi è piaciuto da matti. Fighissimo. Davvero tutto figo e tutto perfetto. Unico appunto che mi sento di fare, Salmo non ha attaccato i napoletani, anzi, quindi non, cioè parlo a testo, non per altro. Salmo non ha attaccato i napoletani o Napoli, anzi, vi ripeto, basta che leggete i testi, ha attaccato lui dicendo che l'unica cosa che fa schifo di Napoli è lui. Ha usato un po' di stereotipi, ma vabbè, credo che gli... Vabbè, faccio anche fatica a spiegarmi perché tanto non capireste. Cioè, per quanto mi riguarda, non si tratta per niente di razzismo da parte di Salmo. Non c'entra, non ha senso. Anzi, mi sembra che sia Luque stesso che più volte ha fatto riferimenti alla parte negativa di Napoli. Forse senza virgolette, negativa di Napoli, andando a citare il fatto che vieni a Scampia, noi ti uccidiamo tutti, queste cose, quello che aveva detto, non mi ricordo, non me ne frega una minchia. Anche quelli sono stereotipi. Il fatto di dire che Scampia è un posto dove, sì, ti fanno di tutto e di più, ti sparano, questo quello, dai vieni che così poi ti facciamo vedere, eccetera, più tante altre cose che ha detto Luque. Quindi mi sembra che sia quasi una paraculata, mi risulta che sia, se capite l'italiano, mi risulta che sia una paraculata messa così, perché nel precedente dissing aveva detto tante cose che fanno riferimento a stereotipi non tanto belli da vedere e da sentire per quanto riguarda Napoli. Di conseguenza sembra che Luque si sia un po' anche lui rimangiato le parole. Ripeto, basta leggere i testi per accorgersi di questo. Però comunque sì, noto che Luque l'ha presa proprio sul personale, mentre Salmo non gliene frega prettamente una minchia. Cioè lui non è che si giustifica nelle storie, sta spiegando cosa stracazzo è il dissing. Semplicemente Salmo è andato a dire: regà, cioè ci stiamo un po' così, ci si insulta senza mezzi termini, come fa anche Luque giustamente. E quindi, cioè, ci sta, perché prendersela male così? Cioè è un gioco, è lo stupido gioco del rap, per citare quello che dice Salmo. Quindi non trovo razzismo. Magari il razzismo c'è nei commenti di chi poi commenta effettivamente la vicenda. Quello purtroppo c'è e va condannato chiaramente, ma da parte di Salmo
Simon non ho trovato razzismo, anzi, se ha fatto luoghi comuni li ha fatti anche Luque, facendo anche peggio, perché da napoletano Luque è andato a fare luoghi, a dire luoghi comuni sui napoletani e su Napoli, però le cose peggiori, quindi andando a sottolineare quanti problemi ci siano in quella città magnifica, capite? Quindi mi sembra un po' un controsenso. Vabbè, a parte questo, mi è piaciuto da matti, molto figo, forse il più figo che ha fatto Luque fino adesso tra tutti i vari dissing che ha tirato fuori. Questo mi è piaciuto davvero molto, il beat è davvero fighissimo e poi anche le rime, tutto mi sono piaciute molto di più, molto più concreto. Poi anche i flow mi sono piaciuti di più, davvero un pacchetto più completo questo qui per quanto mi riguarda. Poi comunque noto che Luque appunto dice ti ho invitato a casa tua come a casa mia, non ti avrebbe toccato nessuno qui a Scampia. Oddio, anche questa mi sembra un po' fare marcia indietro, messa giù così, pensando a quello che ha scritto nello scorso dissing. Quindi sì, vabbè, però ci sta alla fine, ci sta. Salmo si continua a contraddire, ma è normale, perché come esseri umani noi ci contraddiciamo spesso. Ed è normale. Luque è comunque un modo di pensare differente, che punta di più all'orgoglio e al dire io ho detto questo e rimarrà così per tutta la vita. Sono punti di vista. Io non condivido quel modo di pensare come essere umano. Ritengo che ci sta assolutamente a cambiare idea e tornare sui propri passi e cambiare. Quindi qui si parla di cose umane e ci sta, ognuno la pensa come vuole, ci mancherebbe. Però ecco, questo dissing di Luque mi è piaciuto davvero molto di più. Non sto qui a leggervi il testo, perché adesso andiamo a sentirci quello che ha fatto appunto Salmo contro Luque. Doveva essere Stupido Gioco della Rap 2 l'ultima risposta di Salmo a Luque, e invece ne ha fatta un'altra ancora. Quindi andiamo semplicemente a sentire questa meravigliosa canzone con le pecore in sfondo dietro a Luque, e vi giuro mi fa sbregare. La migliore. Vai Salmo, game over, 3-2-1, vai. Ehi, aggiornamento dal futuro, e questa è la situazione attuale. Ti ho sequestrato, chiedo il riscatto, ma difatti sono il sardo che ti ha scopato a pecora. Io non chiedo scusa ad uno che si guarda allo specchio e s'accusa. Appropriazione culturale, questa roba non è tua. Wow, criptica, la pole è bellissima, la fama ti precede, la tua reputazione è lo sciamo del quartiere. Hanno fatto la statua in memoria dei caduti. Passano bambine, vogliono i contenuti. Svegliati tu. La mia troia, una botte via, niente scampia, operazione chirurgia, chiare come Madonna. Fatti un'altra, chi ha vinto questo dissing, Nico Pandetta. Sei un fake, sponsorizzi il dissing per complessi di inferiorità. La mia ex ti ha guardato in faccia, pensava fosse il tipo che vendeva il cocco in spiaggia. Dividerò le ente, chi non lo è. Fashion che se di mode, io faccio impressione con il rap. Monè, mon bro, mi farò la villa Scampia. La bottiglia, prima dalla mia, arriva il giorno che mi batti nella tua fantasia. Che figo, asfaltato, io ne vado fiero. Wow, io la do il rap con il lucchetto. Wow, che risposta di Cristo. Per aver uscito il vostro rapper, mi dispiace. Estate 2023, Luque, resti in peace. Game over. Insomma, e la chiudono così. Ora è davvero finita qui? Ho i miei dubbi, onestamente. Sincero, ho un po' i miei dubbi. Non so se Luque accetterà questa cosa qui, quindi che lui, che Salmo abbia detto l'ultima. Però ragazzi, c'è da riconoscere che il livello è alto. Cazzo, una risposta del genere fatta in poco tempo è clamorosa. E quella di Salmo è stata altrettanto potente, ragazzi. Questi due non se le mandano a dire, è bello così, e continuano a rimanere sullo stesso piano. È meraviglioso. Voi scrivetemi sotto nei commenti chi state preferendo, chi preferite, secondo voi chi ha vinto tra loro due, o tra Nico Pandetta e Truccio Baldazzi, Nokia, chi stracazzo si è messo in mezzo. Però ragazzi, non lo so, in Salmo io trovo davvero incastri un po' più articolati, incastri un po' più pensati, più fighi. Gli argomenti secondo me ci sono anche, detto onestamente. Salmo va tanto sul personale, sì, però comunque ti trova lo stesso degli argomenti. Io non capisco chi dice invece che Salmo non ce li abbia. E poi anche a flow, secondo me Salmo è molto più forte tecnicamente. Ragazzi, credo che questa sia un po' la differenza a livello di rap tra i due. Salmo è molto più, ha molto più flow, molto più più fotta nel rap, forse dato anche dal suo mood più hardcore. E poi comunque Salmo, ragazzi, cioè ti fa ridere come un deficiente quando fa le sue barre, perché sono barre molto simpatiche, pungenti, e ti fa ridere. Luque invece è molto più aggressivo, quindi dici, cioè lo apprezzo
apprezzo in un modo differente. Hanno proprio due stili diversi che si vanno a scontrare ed è fighissima sta cosa qui. Cioè mi sembra ogni volta che Salmo, proprio adatto di fatto, mi sembra che Salmo riesca in qualche modo a ribaltare completamente la situazione. Forse è questo il vantaggio che sta prendendo Salmo, perché risponde per secondo, quindi risponde, riesce a ribaltare la situazione. Ragazzi, io mi sto guardando un po' i commenti e tutto il supporto che c'è da uno e c'è dall'altro. A me sembra di notare dai commenti, quindi parlo avendo cercato, mi sembra di trovare sotto i commenti dei post a supporto di Luque napoletani, ed è giusto perché il loro rapper ci sta assolutamente, e ragazze. E qui Luque aveva criticato la cosa di Salmo per le ragazze, a me sembra che Luque invece abbia un'orda di tipe che invece sia a supporto, mentre da Salmo tutti gli altri. Anche a livello di rapper mi sembra che a supporto di Luque ci siano solo rapper napoletani, mentre con Salmo ci sia un po' più di gente. Però comunque Luque è molto più cattivo nelle barre, Salmo invece molto più pungente, un po' più spensierato quasi anche. E quindi davvero si continuano a livellare. Salmo vince per una cosa, Luque vince per un'altra. E quindi è una sfida continua tra i due ed è fighissimo, ripeto. Sono due grandissimi rapper, due grandissimi artisti che si stanno scontrando in una cosa, in un freestyle praticamente. E quindi è difficile trovare comunque un vincitore. Cioè uno deve davvero trovare la barra definitiva per uccidere quell'altro. Ed è complicato. Per questo vi dico, non so se sia davvero finita qui. Verissimo quello che dice un commento. La cosa più bella di quest'estate è che in tendenza su YouTube ci stanno i dissing senza video ufficiale, che stanno asfaltando le hit estive con gli official video. Viva il rap e rispetto per Salmo e Luque. Mi accodo a pieno a quello che ha detto questo ragazzo qui. Sia Luque, che ha un po' iniziato tutto questo discorso, che Salmo, che ci sta dietro e risponde. Quindi grandissimi entrambi. Ripeto per l'ennesima volta, io non mi schiero dalla parte di nessuno, perché non mi interessa. Sono un fan che si sta divertendo semplicemente con questo spettacolo, semplicemente. E niente, apprezzo sia uno che l'altro. E sono qui che mi godo appunto il rap game in corso sostanzialmente, e nulla più. Quindi signori, io vi saluto. Fatemi sapere appunto voi sotto nei commenti chi avete preferito, chi state preferendo, se secondo voi è finita qui. Fatemi sapere un po' la vostra sotto nei commenti. E ci vediamo domani con un nuovo video. Non so se ancora sui dissing o su qualcos'altro. In ogni caso, statemi bene, mi raccomando. E viva il rap. E viva anche la figa, comunque.